Bene ragazzi, ben ritrovati in questa nuova live oggi in rosso con Bitcoin che storna finalmente uno storno un po' più importante dopo tutto l'ambaradam della questione ETF. Che cosa sta succedendo? Ecco che cosa è cambiato, che cosa sta cambiando e soprattutto quello a cui dobbiamo fare riferimento adesso, da adesso in poi, tutta la fanfara, tutto il circo mediatico attorno alla questione ETF si è andata ad assorbire per quanto riguarda Bitcoin, è passata su ETH, ora lo vedremo, ma dove stiamo andando allora a questo punto? Che cosa sta succedendo? Intanto vi faccio vedere quello che è un grafico che, se mi state seguendo all'inizio della settimana, probabilmente dovreste avere stampato nella vostra testa, e cioè questo qui, ragazzi. Bam, bam, guardate un po', ancora una volta la questione è estremamente evidente legata a questa situazione qui, cioè l'area di resistenza che vi ho indicato da lunedì, sulla quale prestare massima attenzione perché era pericolosa, molto pericolosa, è quella che sta facendo da padrona in questo momento. Ha bloccato il rialzo, non c'è stato verso di superarla. Ci sono stati degli swing al rialzo qui sopra, per esempio, per quanto riguarda Bitcoin nella giornata proprio dell'approvazione ieri della prima transazione degli ETF, ma nessuna close è andata al di sopra di questa area di resistenza, come vedete. È quello il vero problema. Questa è una best resistance area ed è quella da battere, ma non nella giornata dell'ETF. A dire la verità, io mi sarei aspettato anche di non assistere a nessuno switch rialzista anche nella giornata. Aspettate che vi sposto un po' la questione ciclica qui. Esatto, così si vede meglio. Di non assistere nemmeno a una shadow rialzista in questo punto, mi sarei aspettato veramente di non superare i massimi del 9. Sarebbe stato, a dire la verità, meglio, e anche per questo me lo aspettavo. Va bene. Ciao a tutti, facciamo i saluti consueti e poi andiamo a parlare di una serie di cosette che sono molto interessanti, perché ho dei punti già segnati qui di cui dobbiamo parlare: questioni cicliche, questioni tecniche, di analisi tecnica, questione su Ethereum, questione legata anche a come interpretare i dati sull'ETF, che sono importantissimi. Allora, punto numero uno di tutta questa questione. Ieri ho fatto la videoguida su come si utilizza l'ETF di Bitcoin e come va analizzato, che cos'è, cosa non è, a cosa serve, eccetera. Andatelo a vedere, vediamo se riesco poi a posizionarlo intatto sulla mia testa. Vi lascio il link. Quindi quello è importante perché bisogna conoscere come funziona. Un video semplice, niente di che, quindi una videoguida. Poi da qui bisognerà comprendere quali dati hanno valore realmente per quanto riguarda l'ETF. Quindi questi tutta una serie di argomenti e poi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Già vi dico che questo momento storico a livello ciclico per Bitcoin non è roseo, e questo lo sapevamo già, tant'è vero che nella live proprio di approvazione dell'ETF, se l'avete seguita la super live che abbiamo fatto con gli altri analisti, ragazzi che sono presenti anche in Academy, gli altri trader, eccetera, si è detto più volte, anche lei era molto titubante sulla questione che i prossimi mesi sarebbero stati semplici. Non è detta l'ultima parola, però sostanzialmente un po' quello che dovevamo fare l'abbiamo già fatto. Adesso si passa in un'altra fase che vedremo proprio in questa live di oggi. Va bene, intanto metto gli occhiali così vi saluto one per one, eccetera. Siete un sacco veramente, ragazzi. Allora, Alessio, andiamo a 35.000. Che vuol dire di essere 35.000? Così. Perché questi numeri? Allora, voglio sapere perché questi numeri, eccetera. Magari c'hai un'analisi tua, farla presente così, magari. Vediamo. Ciao, Katia. Ciao, Franz, benvenuto. Ok, poi. Ok, Parigi dice Mauro fuori fuori, sono arrivato. Ok, Frank, ma oggi è Black Friday, è tanto che non sentivo questa frase, figa. Oggi è Black Friday, cioè perché abbiamo i prezzi impostati
a un prezzo molto basso e spesso lo dicevamo, cosa ci fa aspettare? Io vi faccio aspettare come Gary, non è proprio così. Gary, diciamo, ci ha fatto aspettare 5 anni, quindi un po'. Antonio, dacci un consiglio finanziario bello e buono, va bene. Adesso non ci penso, vediamo, mi metto la maschera. Allora, non short a Bitcoin, no, non sono short Bitcoin, tutto il resto sì, è vero, Franz lo sa. Non mi interessa shortare Bitcoin perché è meglio shortare il resto, a dire la verità, quindi ragazzi, al di là di tutto, poi a me piace Bitcoin, quindi non voglio metterci lo zampino da venditore, però è giusto per i trader e speculare. Allora, il Bit non ha pietà nemmeno sul time frame a 5 minuti. Andrea, ciao, benvenuto. Una panoramica sulle alt va bene, poi le domande le facciamo alla fine del video. Ciao Angelo, ciao Giuseppe, ciao Lorenzo. Vediamo qua. Allora, Fitim, secondo me rivedremo i 27k, bah, che botta, meno 50 in pratica. Vedremo, mi sembra un po' eccessivo, però tutto è possibile. Se dovessimo chiudere l'annuale, certamente è possibile. Allora, adesso dove c'è il supporto, lo vediamo tra un po', ok? Manipolazione per far entrare gli istituzionali è possibile, Lorenzo, ma la manipolazione è una cosa diversa da come noi la intendiamo ed è quella che è avvenuta nei giorni scorsi. E più che per far entrare gli istituzionali, parlare di manipolazione, potremmo parlare di fase ribassista che serve a ripristinare dei prezzi adeguati per far entrare gli istituzionali, però non sarebbe in realtà una manipolazione perché non durerebbe un giorno, ma durerebbe molto di più, settimane o mesi. In questo caso gli istituzionali ragionano a livello di mesi. Ciao Mauro, quando arriva la bull run già iniziata l'anno scorso, Roberto, dai. Allora, la bull run è iniziata l'anno scorso a novembre del 2022. Adesso siamo teoricamente a metà della prima fase, cioè la chiusura del ciclo annuale, il primo ciclo annuale, se non è stato chiuso, quindi ci sono delle cosette particolari di Bitcoin. Poi da lì si entra nella seconda parte, la bull run poi dura teoricamente 3 anni, poi il quarto è di consolidamento, quindi bear market teoricamente. Poi bisogna vedere se ripristina tutte queste cose, quindi dovremmo essere nella fase di chiusura della prima fase e poi iniziare la seconda, quella che ci accompagnerà appunto all'halving. Francesco, buy the dip, va bene. Analizziamo Cardano e Arbitrum, sì, ok. Adesso poi li vediamo dopo, più tardi, queste cose. Grafico ATH BTC, non riesco a individuare i cicli mensili, in quanto le fasi minimo sono troppo vicine, non li guardo i cicli mensili, stiamo aspettando l'inizio di un quadriennale, ma siamo entrati, ti dico, l'avevo già accennato nella live sempre di approvazione di Bitcoin, l'avevo detto nella giornata proprio di applicazione di Bitcoin, ho switchato il 30% dei miei BTC su Ethereum per via del segnale che stiamo attendendo da quasi 2 anni, te lo dico giusto per dire che poi i trader non hanno pazienza, ci vuole pazienza, comunque lo vediamo magari anche oggi. Allora vedo ETH 10, 9, 10, non mi piace sparare, come sai, numeri casuali, però poi magari andiamo un'occhiatella anche ad Ethereum. Va bene, all'Adriano, io sono nella Cami. Ciao Adri, la fase ribassista è fisiologica, poi può starci la manipolazione che può accelerare la discesa. Che ne pensi? Sì, assolutamente sì. La manipolazione può accelerare la discesa, ma questa secondo me non è una manipolazione, è la chiusura di alcuni cicli. Se sei in Academy lo sai perché ne sto parlando da un paio di giorni. E tra le altre cose dovremmo capire dove arriva, perché qualora le questioni si mettono male è iniziato un annuale inverso e questo significa che andiamo in chiusura del ciclo annuale di Bitcoin, è quello la questione, tutto si sposta
ad altre questioni, non più ETF sì, ETF no, no? Si sposta tutto, tutto dopo. Va bene, Paolo ha dichiarato che hanno acquistato un bel po' di BTC. Conosce la dichiarazione? No, non l'ho sentito, Paolo, non so, Paolo, non so che... Non ho idea, insomma. Però se esiste, è vera questa cosa, non ho idea, mai sentita. Allora, va bene, detto questo, io inizierei dal primo punto. Come si va a valutare l'ETF nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e a cosa dobbiamo fare attenzione? Allora, vi faccio intanto vedere una questione legata a quello che abbiamo pubblicato sul blog nei giorni scorsi, perché il debutto degli ETF spot Bitcoin, 4,6 miliardi di dollari scambiati, 700.000 transazioni in un solo giorno. Questi dati sono importanti perché dimostrano in sostanza un interesse. Poi qui tra gli 11 emittenti di ETF il dominio di Grayscale è stato innegabile, il suo fondo convertito ha rappresentato oltre 2 miliardi di transazioni, quindi di volumi di scambio, quindi estremamente importante. Allora, tutti questi dati, tutte queste news sono fondamentali, però vanno unite in una torta, bisogna fare un dolce qui, bisogna fare una ricetta, ragazzi, tante cose da mettere insieme. Per esempio, vi faccio vedere anche la questione legata alle liquidazioni, 120 milioni di liquidazioni dopo l'impennata a 49 mila dollari e poi il crollo a 46 e oggi a 43 e mezzo, fino a punte di 43. Quindi 120 milioni di liquidazioni ieri, oggi saranno altre 60, magari 70. Quindi milioni di liquidazioni che sono in atto in questo momento, che non si sposano col concetto che, guardando i volumi, noi abbiamo idea se l'ETF di Bitcoin sta avendo successo o meno, perché non è così, esattamente non è così. Non è quello il dato che dovremmo andare a controllare, perché i volumi sono importanti, ma sono volumi, cioè sono scambi fra venditori e compratori. Noi non abbiamo idea se qualcuno effettivamente sta investendo in Bitcoin. Potrebbero essere state liquidazioni, potremmo aver semplicemente visto del trading che si è attivato, dei sistemi automatici di market maker, tante cose che si sono messe in gioco. I volumi sono sporchi, è un dato sporco, ragazzi, va guardato come una maxi categoria. Poi come si muovono meno le cose, bisogna scendere e approfondire quel concetto, perché il volume purtroppo non è un dato statistico, un dato valido in termini di direzionalità. Ci dà solo un'informazione: c'è stato tanto scambio. Questo significa che i broker hanno fatto festa perché hanno scambiato e hanno fatto commissioni. C'è stato interesse sull'avvento di questo ETF. Punto. Poi non significa che da qui molti hanno comprato, questo non c'entra niente, assolutamente, proprio niente. Adesso andiamo a vedere anche concettualmente questa questione. Poi volevo farvi vedere anche altre due news che secondo me sono molto importanti. Gary Gensler ha indicato che la decisione del tribunale su Grayscale è stata fondamentale per l'approvazione degli ETF, altrimenti non l'avrebbero approvati. Questo significa anche di come importante la regolamentazione per andare avanti in questo contesto, e soprattutto ci dà anche l'informazione, un piccolo tips, un piccolo blocchettino da aggiungere per l'evento ETF Ethereum, che potrebbe in effetti essere approvato poi nei prossimi mesi. Va bene, detto questo, dove stiamo? Vi mostro adesso questo grafico per parlare della questione che vi stavo dicendo prima, cioè per valutare quello che è la qualità di questo momento di Bitcoin, cioè per valutare se arrivano gli investitori su Bitcoin, noi dovremmo andare a controllare gli asset under management degli ETF per capire quante persone sono entrate, quante persone hanno acquistato, quanti milioni di dollari sono entrati nell'ETF. È quell'asset under management che ci dà risposta se tanti Bitcoin spot sono stati bloccati e comprati dagli istituzionali. Perché questo, ragazzi? Perché l'ETF spot in questo caso ha un valore per chi
viene come noi dal lato cripto normale, diciamo così, devono comprare i Bitcoin obbligatoriamente e metterli in custodia su Coinbase. Perciò più entrano soldi sugli ETF, significa che più persone investono sull'ETF in questione, al di là dei movimenti di prezzo di breve termine, short term. Qui bisogna un po' switchare l'argomento, ragazzi. Quando si parla di ETF, ok, che questi ETF sono anche consoni per fare trading, però attenzione, perché quando parliamo di investitori istituzionali non parliamo di trading spicciolo, lì ci sono i bot che magari vengono messi in atto e si parla di altre cose. Qui dobbiamo comprendere se lo strumento avrà successo, e se lo strumento avrà successo non lo sappiamo in base ai volumi di trading, lo sappiamo in base ai capitali istituzionali e diciamo anche retail, piccoli retail, che entrano all'interno di questi ETF, e quindi dobbiamo andare a controllare gli AUM, che sono gli asset under management di tutti questi ETF, il trend di questo valore dobbiamo andare a controllare. Vi faccio vedere il primo, la prima tabella importante che io sto controllando già da l'inizio per quanto riguarda iShares di BlackRock, poi dovete andare a controllare quella di tutti gli altri. Farò tra le altre cose anche, vedo se riesco a creare appunto una tabella di riferimento, così la seguiremo man mano. Questi sono gli holdings dell'ETF di BlackRock. Quanti milioni di dollari hanno di Bitcoin? Punto interrogativo. Pochissimi, ragazzi, ok? Allora, il giorno di lancio del ETF Bitcoin avevano 10 milioni di dollari. Quindi 4 spicci, va bene? 4 spicci per un gigante di questa levatura significa 50 centesimi per noi, neanche forse 5 centesimi, va bene? Niente, assolutamente niente. Avevano 10 milioni di investito in questo mercato. Nella sola giornata di ieri, che è stata una giornata negativa, non positiva, ok? Negativa come quella di oggi. Nella sola giornata di ieri sono entrati in asset under management di iBit, cioè il Bitcoin Trust di BlackRock, che non è quello top in questo caso è stato quello di Grayscale, sono entrati 111 milioni di dollari, quindi 111 milioni di dollari sono stati investiti in Bitcoin attraverso lo strumento iBit di BlackRock. Questo ha portato in totale circa a 120 milioni l'asset under management, perché non sono di più, se vi ho detto che partiamo da 10, perché è sceso il prezzo e quindi è di meno in questo momento, 120 milioni di dollari per un totale di 2.620 bitcoin come shares, che in questo caso sono il numero di bitcoin in termini di unità. Va bene, ragazzi? Allora, questo è il valore che noi dovremmo monitorare. Ogni giorno verrà pubblicato, ogni giorno ci sarà un aggiornamento. Sul sito di iShares trovate il link, trovate il ticker iBit e andate a vedere queste cose. 120 milioni per quanto riguarda BlackRock sono spicci, come dice giustamente MT, sono spiccioli. È vero, ragazzi, non sono nulla. Ma questo cosa significa? Che tutto l'ambaradam deve ancora iniziare. Non è iniziato un bel niente. Noi abbiamo solo approvato e esclusivamente messo in atto un meccanismo. È come se avessimo dato alle, ve le ricordate negli anni 80, quelle macchinine con la corda, giravi e poi andavano da soli, ci sono ancora. Abbiamo girato la corda e basta. Questo abbiamo fatto. Tutto quello che deve succedere dovrà succedere ancora, e non c'entra nulla con le quotazioni e le oscillazioni di Bitcoin giornaliere. Il pump famoso della notizia dell'ETF c'è stato, ragazzi, non è che non c'è stato, ma è FOMO, perché semplicemente non cambia nulla nel giorno specifico di approvazione. Quello che è stato invece dato rilevante è lo switch su Ethereum, che era anche prevedibile, ve ne ho parlato tante volte, ve ne ho parlato 2-3 mesi fa all'inizio e poi già detto più volte anche nei giorni scorsi. Perché?
perché passata la FOMO su Bitcoin si passava ad Ethereum, quindi il vero pump l'avrebbero subito le altcoin, e così in effetti è stato. Ma non perché Bitcoin non abbia reagito alla notizia dell'ETF, è perché ha reagito prima, ha reagito a dicembre, ha reagito a novembre, e questo è il discorso, ragazzi, lo ha fatto anticipatamente quando siamo andati a salire in maniera importante, quando abbiamo fatto queste cose qui, quando a dicembre si è stato assodato che questo ETF veniva approvato ed è salito Bitcoin. Poi qui adesso c'è il down, quello di oggi è importante, ovviamente sono meno 6, quindi è abbastanza rilevante, però questo livello, ragazzi, rientra in pratica in quello che sono poi gli andamenti tecnici di un asset finanziario, in questo caso come Bitcoin è stato dimostrato. Quindi la questione ETF viene accantonata. Quello che invece deve essere preso in considerazione sono quei dati che vi ho fatto capire qui di tutti gli ETF, gli asset under management, il vero indicatore, cioè qualcuno sta investendo. Perché ragazzi, se l'asset under management di BlackRock arriva a 2 miliardi entro maggio, come loro dicono e hanno previsto che arriva a 2 miliardi, e io non penso che molti investitori istituzionali vogliano poi vedere questi crolli costanti e perdere di 2 miliardi un miliardo, cioè questo è il discorso, probabilmente stabilizzeranno il prezzo. Questo significa che la volatilità si andrà a ridurre nei prossimi mesi, non giorni, mesi, va bene? Quindi tutto quello che succede con l'avvento di un ETF è un cambio strutturale della natura di un mercato. Ora, 120 milioni anche per Bitcoin sono bazzecole. Sommiamoli tutti insieme, adesso non so a quanto arriviamo, però in linea di massima ancora è troppo presto. Quindi tutti i risultati di questa approvazione, quella che è avvenuta l'altro ieri, arriveranno nei prossimi mesi, non giorni, non settimane, mesi, ragazzi, mesi. Va bene, ed è importante perché noi avremo l'halving davanti, è importante perché avremo tante cose da vedere più in là, e abbiamo questo fuoco acceso, questo carbone lì da mettere nella fornace per far schizzare tutto, perché abbiamo dei Bitcoin che vengono locati, tra virgolette, vengono acquistati materialmente dagli investitori, per poi essere magari venduti un domani. Però ovviamente sono investimenti di lungo periodo, quasi tutti questi tipi di investimenti in ETF. Trading a parte, che come abbiamo visto ha funzionato, 4 billion di trading. Allora, questa era la cosa principale che volevo farvi vedere, poi andiamo a ragionare, adesso passiamo sulla questione analisi tecnica di Bitcoin, vi faccio vedere una questione qui, intanto, analisi tecnica è esemplare, ve l'ho spiegata all'inizio, ve la ribadisco, ve l'ho detta lunedì, andatevi a riprendere il video di lunedì, ragazzi, va bene? Non vi perdete, perché ogni video del mio canale hanno una sequenza, ragazzi, cioè io non rispondo a news o cose del genere, parlo un po' scollegato, tutto segue un filo logico, quindi noi stiamo in pratica seguendo una specie di mega film gigante, una serie TV, chiamiamolo, è una serie TV gigante, dove noi andiamo in pratica a seguire pedissequamente tutto quello che accade giorno dopo giorno e ci facciamo una serie di idee su come agire. Io qualche tips ve lo do, alcuni dicevano danci un consiglio finanziario, non è che vi posso dare consiglio finanziario, sapete che è illegale, non si può. Però i tips sì, quelli per dire statevi attenti qui vuol dire statevi attenti, no? Poi c'è nella logica di ognuno di voi che tipo di strategia sta andando a implementare. Io personalmente sono riuscito a fare lo switch su ETH e mi sono blindato da questa posizione, perché poi ci sono tecniche che si possono andare a utilizzare per blindarsi anche da situazioni negative. Anche questo down mi tocca tanto e non quanto, i miei sistemi di trading veloci sono fuori, quelli di trading lungo uscirà, perché se facciamo crash di questo tipo uscirà e si mette in pausa, e poi siamo lì ad attendere. Quindi poi quello è tecnica di trading, tecnica di investing, ragazzi, va bene? Non dobbiamo prevedere il futuro, dobbiamo prevedere le informazioni che ci servono per farci operare in maniera profittevole. Questo è il significato di quello che facciamo, e quindi seguiamo questo film
questa linea. Quindi questa zona qui di che vi dicevo lunedì era pericolosa, così è stato. Il canale ascendente però ancora perdura. Adesso vi tolgo questo che era il dato dell'avvento dell'ETF, che è comunque stato qui. Da qui in poi che cosa succede? Ora Bitcoin si è riportato all'interno di questa struttura di congestione, vedete che era il centro di questo canale rialzista. Vi dicevo già anticipatamente che non mi piacciono questi tipi di figurazione alla fine di movimenti pronunciati, e ve lo dicevo lunedì, perché essenzialmente è pericoloso, perché un down di qui inverte rigorosamente proprio il trend che abbiamo visto. Quindi per invertire questo trend bisogna scendere al di sotto della zona 42-40.000. A quel punto il trend sarebbe invertito e per me si va in chiusura del ciclo annuale di Bitcoin, previsto in questo caso verso marzo, seguendo quelle che erano le logiche, tra l'altro, che diceva Arthur Hayes per una serie di motivi. Io però non vedo che la questione attuale di Bitcoin solo con un giorno possa essere eliminata, cioè non vedo come possa una sola giornata darci questa informazione. Attenderei un po' di tempo, sicuramente questo weekend, e poi avremo lunedì il Bitcoin Mondays, così andiamo a comprendere più o meno dove siamo a livello anche un po' più nel breve. Però sostanzialmente a livello tecnico è semplicemente questo, ragazzi: la resistenza ha funzionato, ha retto e ha respinto gravemente Bitcoin in questa struttura. Vi ricordo che qui avevamo fatto meno 5,81 con un'oscillazione molto più pronunciata che adesso vi faccio vedere, quindi attendiamo la chiusura, anche se la giornata di oggi è peggio di questa. Eravamo arrivati a meno, circa meno 8 più o meno. Qui siamo in una fase ribassista da meno 6, meno 7. È ancora in, come si dice, nelle corde di Bitcoin, ecco, diciamo così. C'è da dire però che è abbastanza pronunciato e arriva anche in un momento molto particolare. Per esempio, ecco qui vi do un anticipo di ciclica, siamo a 32 giorni, io confidavo che fosse stato chiuso un mensile qui e facesse magari una figura ternaria, ma non è così, sta chiudendo probabilmente il ciclo mensile. Il problema è che secondo me questa giornata non basterà, quindi ci potrebbero essere domani e anche dopodomani di continuazione. A quel punto la spinta sui 42, circa 41, 42 potrebbe arrivare in effetti in maniera consistente. Allora, fare acquisti in dip, sì o no? Non vi rispondo dopo, perché ho visto qualche commento su questa questione, poi vi rispondo un po' più tardi. Intanto vediamo un commento di Luca interessante: ma gli ETF si possono solo acquistare, non shortare, quindi chi ha fatto trading ieri ha semplicemente comprato e poi venduto, ma quasi tutti in perdita perché l'ETF è sceso sempre. Allora Luca, non lo so se si può shortare, sai, perché è successo una cosa ieri. Io ho fatto l'acquisto dell'ETF su Interactive Broker. Non è vero che gli ETF non si possono shortare, intanto li puoi shortare perché i broker ti danno la possibilità di fare queste operazioni. Non so però su quello di Bitcoin, non mi sono informato, quindi al momento non ti dico le cose. Se sai tu, che magari da fonte certa, perché ieri mi hanno bloccato il trading poi sull'ETF di Bitcoin, perché è un ETF americano e se tu sei residente all'interno della comunità europea, anche Interactive Broker a un certo punto ti chiede un documento che non hai, perché gli istituti americani non lo possono emettere, e quindi per la normativa MiFID 2 in pratica siamo obbligati a non poter tradare gli ETF americani. Quindi questa questione qui in pratica mi ha bloccato, perché volevo fare il test se potesse essere shortato, ecco, quindi questo ti sto dicendo. Però al momento lo short non lo riesco a testare, perché mi hanno bloccato anche la possibilità di poterlo fare. Quindi in realtà se è shortabile, hanno fatto trading, e quindi questa cosa no. Comunque se hanno fatto solo trading long, sì, l'osservazione è giusta, sono tutti in loss in pratica, va bene. Poi per quanto riguarda la questione, vi volevo far vedere anche un'altra candela sempre tecnica, perché poi la ciclica la facciamo lunedì.
Una questione tecnica. Allora, andiamo a mettere dentro quello che è un grafico di Bitcoin. Prendiamoci questo e vi faccio vedere anche una questione. Intanto qui, ragazzi, io giusto per farvi sorridere, poi un giorno ne parleremo di queste questioni qui. Vi ho messo questo grafico, io non l'ho modificato, ma sapete quando l'ho fatto questo grafico? Adesso vi dico, questo grafico è stato fatto a gennaio 2022 e ha tutte gli ingressi in dip che dovevano essere inseriti per gli holder. Il primo era a 31.000, il secondo era a 21.000. Quindi in media, in pratica, ci si posizionava a 25.000 e poi c'erano gli ingressi in break che erano a 52 e poi a 69. Allora, questo giusto per farvi capire come si possono anche impostare strategie proprio lunghe. Questa, cioè, parliamo di 2 anni fa. Questo grafico l'ho fatto 2 anni fa. Lo tengo ancora così perché alla fine di questa bull run voglio mostrare i risultati di questa strategia. Banalissima, fatta in 2 minuti, certo, molto volatile perché se uno la seguiva poi da 30.000 si è dimezzato il capitale, no? Qui quindi ovviamente molto volatile. Allora, vi faccio capire invece la questione interessante, questa candela settimanale è terribile, terribile. Una Morningstar pura e tra le altre cose, vediamo se riesco a mostrarvi una fotografia per farvela capire. Evening Star, scusate ragazzi, non no, Morning Star, cioè la fine del movimento. Vabbè, non riesco adesso a prendervela, però in ogni caso questa struttura ci dice che il mercato ha fatto 2 cose. Quindi questa è una candela difficile, ragazzi, eh. Primo, non abbiamo ancora chiuso la settimana, dobbiamo vedere come chiude. Secondo, peggio è questa candela, meglio è in realtà. Perché per quello che è stata costruita, per come è stata costruita, fa talmente schifo che è meglio. Cioè è meglio perché a volte il mercato ha esagerato, questo significa che poi magari i giorni dopo la riprendono. Quindi in questi casi vedere una candela di questo tipo a livello settimanale è meglio che in pratica è meglio che vederla completata in maniera piccolina, stretta, eccetera. Cioè, meglio l'esagerazione, soprattutto nel negativo, perché poi c'è il rimbalzo, poi hanno esagerato, diciamo, hanno giocato le carte tutte insieme. Allora, questa parte qui però ci sono 2 fattori. Uno, ed è questo, ed è quello grave, ragazzi, cioè il rientro, il tentativo di breakout e rientro all'interno di questa barra di oscillazione, 40.000, 44, 45.000. A livello settimanale non riusciamo a breccare i 44-45 mila dollari. Cioè, a livello settimanale, ragazzi, non ci siamo mai riusciti. Quindi la resistenza dei 45 è ancora in atto. E questo è il discorso, non è stata rotta. Questo significa che il movimento probabilmente è troppo esteso. È troppo esteso e ha bisogno di calmarsi. E la candela in questione, in pratica, dice che nonostante un up imponente che c'era stato, tutto è stato ritracciato praticamente dalla resistenza. Siamo saliti dell'11% e siamo tornati a scendere all'interno della stessa settimana, cosa molto negativa, perché abbiamo ritracciato in pratica l'intero movimento e questo è brutto da un punto di vista tecnico, è un segnale molto brutto. Vi ripeto, è meglio che chiuda così, piuttosto che ritorni a salire e magari si accosta intorno ai 44,6 in chiusura settimanale, perché in realtà poi quella è ancora peggio, perché significa che ha recuperato e poi è pronta la settimana dopo a breccare i minimi e a scendere. Da un punto di vista di analisi tecnica, se brecca i minimi della candela, vediamo quanto li fa, perché l'ha disegnati oggi i minimi, quindi potrebbe aggiornarli tra poco o domani. Se li fa al di sotto di questo livello, su Coinbase qui siamo 43.100 circa, e li rompe, poi che fa? Crolla, poi
probabilmente in zona 41-42, questa zona qui crolla immediatamente, scusate, in zona 40 e 41, 41 e 5, cioè più o meno in questa fase zona qui. Quindi è molto pericolosa, poi esiste solo un livello di supporto che è appunto questo. Quindi primo livello di supporto sarà il minimo di questa settimana, secondo livello di supporto sarà la zona intermedia di questa congestione, cioè 42 e 5 come altro livello di supporto, se ci arriva già oggi è pericolosissimo. Poi c'è i 41.000 al di sotto, questo livello dei 39-40.000 e poi il nulla fino a 35-36, quindi pericolosissimo se fa poi una questione di quel tipo. Quindi questa candela è veramente terribile e andrà vista, ragazzi, va bene? Parliamo anche di una questione legata allo switch di ETH, su ETH, e poi tutte le dovute questioni legate alle vostre domande. Allora andiamo, intanto vi prendo subito il grafico di Ethereum, intanto capiamo subito che cosa ha fatto ETH. ETH, c'è la questione che oggi è stata anche pubblicata la notizia sul sale il prezzo di Ethereum, perché ETF spot su Ethereum a maggio, perché sembrerebbe che proprio BlackRock ha tirato fuori la questione e ha annunciato l'idea di voler fare l'approvazione di un ETF proprio a maggio, in questo caso per quanto riguarda Ethereum. Ora, che l'idea che ci fosse lo switch su Ethereum della FOMO sull'ETF, insomma, l'avevamo già detto, non mi replico, lo trovate in una serie di video tutto quello che pensavo e ci siamo già detti da questo punto di vista. Ora, la questione qual è, ragazzi? Che secondo me questa cosa verrà proprio fatta, e quindi ETH potrebbe essere performante molto meglio di Bitcoin nei prossimi mesi. Andiamo a vedere, no, questo è il future, ho sbagliato Ethereum, ok, dove sei? Eccolo qui. Allora andiamo a vedere che cosa è successo. Da un punto di vista settimanale, ETH ha un compito, breccare questo livello, cioè a differenza di Bitcoin, guardate la differenza, il livello della settimanale, la resistenza settimanale che da 1, 2, 3, 4, 5 settimane su ETH regge, cioè i 2004, 2003,70, 2004 circa, mettiamoli così, diciamo direttamente 2 e 4, regge. Allora questa sta reggendo, però nella settimana attuale è stata breccata. Ora, se chiude questa settimana al di sopra dei 2,4, conferma il break ed è importante perché è un segnale di forza enorme che porterebbe ETH con grande tranquillità a poter raggiungere i 3.300 dollari nei prossimi mesi con grande tranquillità, cioè può andare tranquillamente a farlo perché non ha vincoli. Tra l'altro questo livello di resistenza era molto importante perché legato a un livello di ribasso dal quale era partito l'ultima fase ribassista che aveva fatto i minimi del bear market, quindi proprio un livello di resistenza stratosferico. Poi magari ci sarà il pullback perché, ragazzi, breccato, poi magari settimana prossima ci prova, la settimana successiva fa il pullback, sapete come funzionano queste cose. Però se questo break verrà confermato, ovviamente ha tutte le carte in regola per portarsi sull'altro livello di resistenza, che a quel punto sono i 3.300. C'è soltanto il livello intermedio in questa zona, che sono più o meno i 3.000-2.009, questa zona qui, che potrebbe raggiungere. Tra le altre cose, nella giornata di oggi, se non sbaglio, ha toccato i 2.007 e qualcosa, se non fosse stato a causa del crash di Bitcoin, probabilmente saremmo ancora lì. Quindi ETH, grande switch, e tra le altre cose, da un punto di vista ciclico, ma lo approfondiamo poi lunedì, vi faccio vedere anche il grafico ETH-BTC, che ha switchato ed ha toccato, come un orologio svizzero, ha toccato il canale hash discendente che diciamo blocca questa struttura su Ethereum. Tra le altre cose, abbiamo un ciclo da questa fase di minimo di 196 giorni, è utile e sufficiente per andare a chiudere un maxi ciclo gigantesco su ETH, di cui dovremmo poi parlare, ma ne parliamo poi lunedì, perché è un ciclo complesso, come molti di voi stavano facendo vedere. In ogni caso, questo è un grafico settimanale.
Quindi settimana al di sopra delle medie, importanti. Queste sono le medie 21, quindi vi devo rimettere le quelle adatte al settimanale. Eccole qui. Settimana al di sopra della media a 26 periodi, che è quella che quantomeno sancisce il semestrale. È importante, però come vedete è difficile che Ethereum, Bitcoin in questo contesto riesca a superare questa fascia di resistenza, perché è molto pronunciata. Quindi c'è il canale discendente, la media 26 e la media 52, quindi è probabile che tenterà di aspettare. Attenzione però, perché se la settimana prossima dovesse provare un break di questo livello, ci sarà un'accelerazione rialzista importante, perché i mercati cripto in questo contesto sono FOMO, quindi enfatizzano e aumentano moltissimo quello che è la volatilità. Quindi ETH sotto i riflettori, soprattutto il cambio con Ethereum Bitcoin, perché se dovesse fare il movimento potrebbe fare come ha già fatto tra le altre cose più e più volte. Guardate qui, più 14,93 in questa settimana, più 9, più 10%, 9,96 la settimana successiva. Quindi nulla vieta che fa più 17 qui e poi si spara un più 9, più 10 così, appunto portandosi in questa zona e breccando e quindi invertendo il trend discendente dai massimi di settembre 2022. In questo momento è ancora un rimbalzo, ma è un rimbalzo pronunciato che tra le altre cose supera il massimo dello swing precedente, indicando che questo movimento è terminato e che quindi da qui inizia una nuova fase. Può essere un ciclo ribassista, però è comunque una nuova fase, perché superando lo swing precedente, anche se dobbiamo attendere la chiusura della settimana ancora, ragazzi, perché mancano due giorni, io vi sto parlando, però mancano due giorni, però teoricamente poi andrebbe a innescarsi appunto una fase di possibile switch su ETH e con annesse le alt season. Poi ne parliamo meglio lunedì, vi faccio vedere anche il maxi ciclo che stiamo attendendo veramente da tanto tempo, che era arrivato a un tempo, non dico limite, ma quasi, comunque 1589 giorni, un ciclo quadriennale in questo contesto. È molto probabile che sia stato effettuato un ciclo da 4 giorni chiuso a giugno e poi una super lingua di Bayer con un ciclo intero da un semestrale, quindi è molto probabile che sia avvenuta una cosa del genere, ma ne parleremo poi con calma. Ovviamente qui sono costrutti ciclici importanti, anche perché da un'informazione del genere noi per esempio abbiamo preso un'ottima informazione, perché abbiamo switchato, io ho switchato una parte, 30% delle posizioni di Bitcoin su Ethereum proprio in base a questo grafico qui, ragazzi. Questo grafico però mi ha protetto da quello che è stato il ribasso per esempio di oggi, è già riposizionato su qualcosa che potrebbe avvenire domani, quindi io sono già a posto. L'unica cosa che posso fare è addirittura aumentare le mie posizioni, ma sono forte nei confronti del mercato proprio perché sono entrato in anticipo in questo momento, quei poche ore, pochi giorni che servono proprio per limitare appunto quello che è questa oscillazione. Va bene, detto questo io passerei alle domande, ragazzi, e spero di avervi chiarito tante cose per quanto riguarda questa fase. In molti si aspettavano un pump, io non mi aspettavo un pump importante, mi aspettavo un massimo il touch dei 50, l'ho detto più volte, vi ho indicato quel livello di resistenza, non che non possa arrivare, ragazzi, può arrivare, però il pump da FOMO non mi sarebbe neanche piaciuto, anzi avrei preferito che questa settimana Bitcoin non toccasse neanche i 48, cioè non andava nemmeno a superare i massimi precedenti. Purtroppo l'ho fatto, vi dico purtroppo, perché a livello ciclico è peggiorativa questa cosa, è più rischioso, però tant'è che è così, insomma, eccetera. Detto questo, va bene ragazzi, allora... passiamo alle domande, vediamo un po' che mi avete scritto, ci sono stati tantissimi commenti, intanto riscrivete qualcosa perché io poi non riesco a leggerli tutti e quindi non mi riesco a seguire, va bene? Allora, ok, Rick dice ci vorranno 6 mesi perché cambi qualcosa con la questione ETF, ma anche di più di 6 mesi, sicuramente io direi che la questione ETF si inizierà a vedere tra 6 mesi.
4-5 mesi minimo per cercare di comprendere se questi ETF avranno successo, non avranno successo, se la domanda aumenta, se c'è un pleasure nel detenere Bitcoin in portafoglio, se si possono creare per esempio degli ETF strutturati che all'interno hanno anche l'ETF di Bitcoin e quindi Bitcoin magari messo insieme alle biotecnologie, messo insieme alla, agli ETF sull'intelligenza artificiale che già esistono, c'è cioè Wisdom Tree per esempio, eccetera, possono metterci dentro anche queste cose insieme a quelli sulla blockchain. Insomma, potrebbe essere interessante anche da vedere da questo punto di vista. Andiamo un po' più avanti. Allora, Abstacks, ciao Mauro, pensi che prima dell'halving ci sarà un alt season o è tutto posticipato nei prossimi mesi? Allora, io l'halving lo sto tenendo poco in considerazione in questo caso, però da adesso in poi andrà preso in considerazione perché volevo attendere prima la questione ETF che venisse accantonata. Ora secondo me è da accantonare la questione ETF perché abbiamo ottenuto quello che dovevamo ottenere, adesso si passa in un'altra fase come ti stavo dicendo eccetera. La questione halving, riduzione della inflazione su Bitcoin, è sicuramente un evento importante. Vedremo cosa succede perché l'avvento di ETF istituzionali con l'halving non l'abbiamo avuto, anche se abbiamo avuto l'halving con il future sul CME, che già è un po' qualcosina. Bisognerà andare a comprendere la questione. L'alt season, secondo me, non è correlata alla questione dell'halving. In realtà il segnale di alt season era già arrivato precedentemente, ti faccio vedere anche il grafico andando a controllare questo grafico qui, che è appunto il grafico della total market cap delle cripto, escluso stable, escluso Ethereum, escluso Bitcoin. Tra le altre cose, scusate ragazzi che vi sposto l'FVG, lo mettiamo qui, è stato tra l'altro perfettamente toccato dalle cripto. Anche l'FVG ci ha dichiarato, tra le altre cose, questo per chi di voi non lo sapesse, è una tecnica che ho spiegato in un video, un paio di video, ci sono dei video sul canale che parlano dell'FVG, una tecnica di trading per smart money, si definiscono così, quindi di quelle istituzionali che poi in realtà sono semplicemente tecniche in base all'eccesso di volatilità e di movimento dei prezzi. Questa zona qui ha innescato la fine del bear market, perché è stato fatto un breakout consistente, vedete anche qui come potrebbe fare proprio ETH, vedete lo stesso costrutto, breakout, pullback, up, poi down, perché poi ovviamente seguirà altre strutture, però il livello che questa fase di accumulazione sia terminata è confermato. Ora però c'è un problema, come vedi da un punto di vista ciclico qui sembrerebbe che verso marzo sia in fase di chiusura un ciclo annuale. Se è vero questo, cioè se questa view ciclica è vera, più di fare un altro guizzo magari in questo punto e poi andare a chiudere l'annuale, secondo me non ci sarà. Perciò io dico che, per rispondere alla tua domanda, se è vera la configurazione ciclica delle altcoin, escluso Ethereum, escluso Bitcoin e ovviamente le stable che non hanno voce in capitolo, direi che è tutto rimandato al post halving. Da questo punto di vista mi sembra un po' più chiara. Andiamo a comprendere la diamo altre domande. Alex, la live era registrata? Sì, certo, la trovi sul canale YouTube come sempre. Supporto 43, sì, però supporto di brevissimo questo qui. Adesso AUM 700 milioni di AUM. Ciao Donny, dove l'hai visto l'AUM da 700 milioni? Se me l'hai scritto prima, insomma, in caso fammi sapere, insomma, che gli do un'occhiata. Qual è il modo migliore ora per studiare i volumi globali? Spot più derivati più ETF? Se vuoi studiare i volumi, dovresti studiare intanto il CME. Il future CME e gli ETF, sì, i volumi sugli ETF. I derivati sugli exchange, no, secondo me assolutamente. Aggiungerei lo spot, sì, quello ovviamente fa sempre il suo, anche se sullo spot, per esempio, dovresti andare ad analizzare, secondo me, qualche exchange che non sia molto pilotato nei volumi.
perché ragazzi, molti exchange sono pilotati con i market maker, quindi io studierei i volumi sul CME del future Bitcoin, sugli ETF fra un mese due, ancora dagli un mesetto due per carburare, perché ancora sono brevi, e sullo spot che ci sta sempre. Ok, Fiti mi diceva: facci vedere un time frame 1V e guarda come ci aspettano i 27. Allora, come sono i 27? Non l'ho visto, però l'1V l'abbiamo visto prima. Allora, andiamo avanti. Di ETH abbiamo parlato. Allora, hai notato che la price action di MicroStrategy ha anticipato di qualche giorno la discesa di BTC, mentre di solito si muovono all'unisono. Che ne pensi? Penso che non c'entra assolutamente niente, sia una casualità estrema questa cosa qui, sono sincero. Non ho idea di quando Michael Saylor va a comprare i Bitcoin. Se li hanno, li annunciano, probabilmente l'hanno già comprati. Quindi in pratica a volte scendono perché viene meno magari una domanda perché l'hanno già comprati. Bisognerebbe studiare quelli che sono i dati, la data di acquisto vera di quando arrivano gli acquisti. Poi bisognerebbe comprendere dove vanno a comprarli, perché se li comprano OTC da Coinbase, per intenderci, sul prezzo non hanno alcun effetto. Poi è vero che sembra che ci sia questa statistica inversa, ma i dati sono talmente pochi che non è significativo. Cioè, per avere un dato di... Allora, noi scherziamo, una cosa è scherzare per fare un po' il gossip, quando diciamo ha comprato, adesso scende. Ma la stragrande maggioranza delle volte, il 90% delle volte, è semplicemente randomica questa cosa, è una casualità. Cioè, a livello statistico ci vogliono decine, decine, centinaia, anzi, di riprove per avere un dato significativo. Quindi, di solito, nel senso che a livello randomico è sceso un po' dopo, ma è randomica la cosa, cioè è casuale, io la vedo così. Insomma, non si muovono mai all'unisono, non è vera questa cosa. Bisognerebbe andare a comprendere, appunto, come ti dicevo, quando e come fanno questo acquisto, oppure a volte lo annunciano per poi comprare dopo. Allora, se lo annunciano e non l'hanno ancora fatto, magari gli serve un prezzo basso e manipolano il mercato. Insomma, bisognerebbe andare un po' in maniera più approfondita a comprendere quella roba là. Antonio, Mauro, non mi trovo con la tua analisi in quanto dovremmo essere in chiusura di un semestrale inverso e non un annuale. Inoltre abbiamo un inverso annuale vincolato a salire. Ciao Antonio, allora dipende perché l'annuale inverso ancora nei tempi può chiudere adesso. Stiamo seguendo tutte e due le view tranquillamente, ci può stare anche che vada a chiudere adesso l'annuale inverso. Secondo me è più preponderante l'idea che abbia già chiuso e sia vincolato, però c'è anche questa ipotesi, c'è, non è che non c'è. Io non ne seguo mai una sola, mi raccomando su questo, non sono così scemo, tra virgolette, cioè, nella mia testa ci entrano più view. A me interessa semplicemente fare profitto, ragazzi, non seguire quella, tifare per una view, non mi interessa questo, mi interessa ragionare sulle cose. Entrambe sono valide, entrambe sono valide, anche quella che hai scritto tu c'è, insomma, è in atto. Mauro, sulle alt che ci dici? L'abbiamo appena detto, allora qui andiamo avanti, che mi sa che Domenico diceva giustamente evening star non morning, sì, l'abbiamo corretto subito. Andiamo avanti, ok, vediamo se riusciamo a scendere un pochino. Ok, allora c'è Giulio che dice: Link, io ad esempio lo vedo molto pericoloso in questo momento, ha testato resistenza giorni fa, sempre soffrire di un ribasso importante, cosa ne pensi? Andiamo a vedere Link, perché tra le altre cose è una di quelle cripto che abbiamo in portafoglio e ha un annuale già iniziato da tanto Link, quindi in ogni caso la possibilità che vada un po' a scendere c'è, perché mi pare che l'annuale era iniziato un po' di tempo fa,
fa. Adesso la prendiamo subito, che tra l'altro fa parte del portafoglio che stiamo monitorando. Vediamo dove sta. Ho perso il portafoglio, come si dice? Cioè, ho perso la lista del portafoglio, ma no. Eccolo qui. Allora, andiamoci a prendere link. Eccolo qua. Allora, vediamo, diamogli un'occhiatina. Ok, come ti dicevo, vedi, l'annuale di link è iniziato in questa zona, giugno 2023. Io indicavo qui un attendere close di più 4, questi sono i grafici che uso anche in Academy, ragazzi, ok? Fatene buon uso, come si suol dire. Allora, qui siamo in attesa di una chiusura di un T più 4, che potrebbe essere avvenuta qualche giorno fa, proprio l'8 di gennaio. 200 giorni sono più che sufficienti, ma non sono ancora sicuro, perché non abbiamo avuto movimenti rilevanti. Però per dirti, sicuramente il mancato superamento di questo livello di resistenza, $17-18, potrebbe essere estremamente negativo per quanto riguarda Link. Non vedo problemi, perché la chiusura di questa struttura ciclica era risaputa, quindi era un'attesa, diciamo, adeguata, e in una barra di congestione, se dovesse provare a spingere, potrebbe tranquillamente romperlo questo 17. Infatti, secondo me, il tentativo su Link dovrebbe essere long in questo momento, non in short, o almeno io non mi metterei in short in questa fase, perché è prematuro. Attenderei invece un buon prezzo di ingresso per fare un eventuale long e attendere. Poi, casomai non venisse rotto il 18 entro 1-2 mesi, allora lì bisogna, diciamo, prendere le precauzioni, perché poi si va in chiusura annuale e diventa complicato da gestire. Bella domanda, comunque. Va bene, allora andiamo a vedere altre cose. L'halving senza TH, quanto è possibile? Landre, ciao! L'halving senza che Bitcoin faccia un nuovo ATH nella prossima fase, intendi, no? Giustamente. Allora, io non lo so quanto è possibile, perché sarebbe come prevedere il futuro, non abbiamo dati al momento. Tutti i dati statistici che abbiamo, che sono poco significativi perché sono pochissimi riscontri, cioè una decina d'anni, quindi niente per la statistica, ci dicono che l'ATH dovrebbe avvenire. I dati di natura fondamentale ci dicono la stessa cosa. La struttura di trend di Bitcoin ci dice in questo momento la stessa identica cosa. Nell'anno 2023, che è un anno di solito, il primo anno del nuovo ciclo dell'halving, è un anno spento per Bitcoin, quasi sempre stato spento. Qui abbiamo straperformato. Quindi o qui performiamo male nell'anno dell'halving, cioè nell'anno 2024, oppure se si performa con un nuovo massimo, lo si fa addirittura in questo anno qui, dopo l'halving, però non come negli anni successivi, che poi il massimo veniva fatto a marzo del 2025. Quindi ad oggi io ti dico che la probabilità è bassa, perché non abbiamo dati statistici e nulla che ci porta a dire questo. C'è da dire una cosa: è cambiato il mercato, questo è vero, quindi io non mi aspetto questi super prezzi, cioè milioni di dollari di take profit, di target price, io non me li aspetto, lo sapete, ma non tiro fuori dal cestello la mia solita analisi di preview, che poi faremo anche in quest'anno come l'abbiamo fatta nel quadriennio scorso. Però non la tiro fuori ancora, perché è troppo presto. Il mondo halving, il mondo ETF doveva essere accantonato, dovevamo capire come cambiavano le cose, quanto le AOM, come ti dicevo, tante cose che cambiano a livello strutturale il mercato, strutturale, non news. Le news non servono a niente, ma questa non è una news, questo è un cambio strutturale di un asset del mercato. Qui c'è un altro player che fa domanda, è diverso, cioè è importante, un player grosso, non una cosa così. Perciò io attenderei, al momento ti dico poco probabile, però attendiamo, nulla è certo, come si suol dire. Va bene, andiamo più giù, vediamo un po' cosa c'è.
Analisi tecnica Cardano ed Airbnb. Ciao Travel, va bene, me l'avevi chiesta prima. Andiamola a guardare. Cardano, dove sei? Che tra l'altro sta andando benino. Ovviamente dovrebbe subire l'influsso di Ethereum Cardano, se non erro. Quindi, allora, qui mi pare che abbiamo Arbitrum. Eccolo qua. Allora, eccolo qui. Ci siamo. ARB, un bellissimo grafico, intanto un nuovo ciclo iniziato a settembre anche in questo caso, 2023, è in fase di strutturazione, ha creato, vedi, diversi cicli trimestrali, uno che è stato fatto qui e il secondo probabilmente deve ancora chiudere, quindi dovremmo essere... Qui siamo a metà, quindi dovremmo andare in questa fase. È un po' esteso, io direi che deve riposare per chiudere questa struttura ciclica trimestrale, ma il trend è proprio ampiamente rialzista, quindi niente di che. È un po' esteso perché è anche lontano, molto lontano dalle medie mobili. Di solito quando si allontana troppo, poi tende a ritornarci. Come vedi, qui c'è tanta distanza, quindi o sta fermo qualche giorno e attende che queste medie si avvicinano, o semplicemente come fa qui, poi crasha un pochino e si riavvicina. Però in linea di massima per il medio lungo, questa ancora è rialzista. Non abbiamo modo di fare di calcolare livelli di resistenza o altro perché non ci sono, storicamente non ha grafico, quindi è molto difficile da andarlo a vedere. Andiamo a vedere ADA, che non mi ritrovo nelle mie cripto lì da controllare, però mi ricordo che l'avevo analizzata. Anche ADA, per esempio, vedi qui 121 giorni. ADA è un po' particolare perché non si riconosce il minimo di partenza del ciclo annuale, perché è talmente stata schiacciata da queste fasi che io ho messo un minimo di partenza a settembre per farla combaciare con molte altre cripto, però in sostanza direi che in questa fase 120 giorni sono due trimestrali, mancherebbe un terzo trimestrale a chiudere appunto un'altra fase di ciclo, però ADA secondo me è ancora positiva in questo contesto perché può spingere ancora. E può andare a superare il livello di 0,69 circa come dollari. A livello di aree di resistenza hai tutta questa zona che è quella lì e poi area in questo momento vedi di oscillazione va giù da questa zona a questa che è veramente gigantesca, quindi c'è poco da fare. Al di sopra poi ci sono diversi livelli di resistenza che andrebbero inseriti poi successivamente che sono questi qui 079 096, quindi un dollaro poi, ma è veramente parliamo di altre cifre. Io starei a monitorarla in questa fase. Questo è un trend rialzista, potrebbe proseguire nei prossimi giorni perché dovrebbe essere iniziato un nuovo trimestrale anche lì. Va bene, andiamo più veloci che abbiamo pochissimo tempo oggi, ragazzi. Allora, andiamo un po' più giù che cosa avete pubblicato. Vediamo Antonio, ti faccio un'altra domanda. Se è vero che BTC sta per andare in chiusura annuale, annuale classico, pensi che TH scenda meno di BTC e prosegua la sua fase rialzista contro BTC anche in tutte i CE? Assolutamente sì. E ci sta alla grande perché, tra le altre cose, Ethereum l'ha già chiuso l'annuale. Quindi è desincronizzato rispetto a BTC. Probabilmente ritorneranno a essere sincronizzati alla chiusura del quadriennale, secondo me. Quindi alla fine di tutta questa fase. Quindi ci sta proprio alla grande perché abbiamo da un lato il grafico ETH Bitcoin che deve iniziare un nuovo quadriennale. Da un altro lato, Bitcoin che dovrebbe chiudere un annuale, se non l'ha già chiuso, perché resta sempre in posizione già chiusa. Ed Ethereum che invece l'ha già chiuso un annuale e che quindi può essere più resistente. Magari Bitcoin scende, Ethereum scende di meno. Concettualmente è questo, proprio grazie anche alla news, per esempio, sugli ETF di ETH, eccetera. Quindi sì, perché no, potrebbe starci. Ciao Mauretto, se dovesse continuare a salire ETH, sicuramente innescherebbe un alt season. Quale token ERC20 più correlato a ETH? Vedi meglio graficamente, ci sono tantissimi, è impossibile fare un'analisi di
di tutti i token, cioè sono migliaia che sono correlati a ETH. Comunque i layer 1 sicuramente sono molto più correlati degli altri, quindi Optimism, ARB, tutti i layer 1, insomma, in generale, insomma, quelli che sono ARB, scusami, non è un layer 1, quelli che sono i layer in generale, che sono possono essere correlati a ad ETH, quindi le blockchain, giusto per intenderci come settore. E quello le puoi avere come legame, ok? Poi altri token che sono legati, insomma, ce ne sono tantissimi, perché poi molti però sono correlati in termini di FOMO, ma non hanno una correlazione statistica affidabile, quindi poi, cioè, che le metti dentro, insomma, capito? No. Non su questa base, perché non usare per esempio ETH direttamente o quelle più piccole. Conosci la Crypto RE, Rocket Exchange? No, mi dispiace, non la conosco. Ciao Mauro, hai notato che il trust di LTC di Grayscale, LTCN, ha apprezzato LTC a $200 qualche giorno fa? Ciao, non l'ho notato. Come sta andando LTC? Vediamo un attimo. Vediamo un po'. Questo mi mancava. Allora. Beh, non vedo spunti particolari su Litecoin. Ha performato bene in questi giorni, ma come sempre, ovviamente, è una cripto molto spenta. Poi, insomma, è difficile anche da tradare questa cripto, ragazzi. Litecoin, va, insomma, guarda che grafico. Io non amo questi grafici così, perché sono un trend follower. Grafici in barra di congestione, sta in barra di congestione da 2 anni. Insomma, no, non mi piace granché. Guarda qui che barra che è. Cioè, praticamente sembra una barra di congestione gigante, veramente, Litecoin. Vabbè, non l'ho notato comunque, no, questa no. Allora, andiamo avanti. Quante domande, ragazzi, siete tantissimi. Allora, ciao, le mie medie che uso sul time frame 1D sono a 11 e a 21, sono medie mobili semplici. Ciao Luca, il grafico di Sui, mettete ancora, lo vado a guardare perché assolutamente va vista questa anguria. Vabbè, è una fetta d'anguria, vabbè, perché è girata così, vabbè. Allora, sì, sicuramente anche qui, ragazzi, c'è poco da fare per il grafico del genere, perché ma non c'è un'analisi tecnica che regge, non ci sono i dati, non c'è nulla, cioè questa seguita a livello di progetto, insomma, state attenti quando inverte, ecco, che poi crashano, insomma, questa roba qui. Analisi tecnica di rune, vediamo rune come messa, che stava facendo abbastanza malaccio negli ultimi periodi, e attendevo la chiusura del ciclo T+3 che avrebbe chiuso anche il semestrale di rune. Quindi anche qui siamo in chiusura semestrale per quanto riguarda rune, e ci sta. Ho una scadenza tecnica io, ragazzi, intorno alla settimana prossima, 17-18 di gennaio, vediamo un po' se chiude. Quindi qui stiamo andando a chiudere questa fase, poi bisognerà attendere anche questa cripto, interessantissima comunque. Caspa, non ho studiato, progetto che non conosco per niente, so che ha fatto un grande pump, e a me non piacciono queste cripto che fanno questi pump così, perché sono quasi sempre pilotati, perciò non li uso. Poi io non sono molto favorevole a cripto che hanno poco storico, e quindi non mi piacciono granché. Questa qui, lo storico l'abbiamo da un annetto, quasi un anno, non è diciamo un anno e mezzo più o meno. Allora, sta andando, come vedi, fa grandi up e grandi down, fa cicli più o meno da 130 giorni in questo caso, qui c'è stato un 140, anche se questo sembra un po' diverso, direi un po' complesso da andare a strutturare, sembrerebbe più una fase intorno ai 200, sembrerebbe più un ciclo semestrale chiuso.
Allora ti direi anche qui, vedi in grafico daily, ma è puntiglioso, a me non piace tanto, ma non che la cripto non mi piace tanto, è il grafico, ragazzi, attenzione su questo, La cripto non la conosco e quindi non investo in cose che non conosco, non so cosa fa. Allora qui hai questa fascia di pricing 0,15, 0,16 e 0,9, 0,09 sotto, oscillerà, sta oscillando qui in mezzo. Io però qui andrei ancora long in un'accelerazione, cioè secondo me questa cripto su eventuale fase in questa zona potrebbe essere un long, perché se brecca questo livello vai in stop loss, ma hai ampia possibilità che ti fa una roba del genere e ti va a fare un'altra spirale rialzista, nonostante le grandi manipolazioni siano già avvenute secondo me, però nulla vieta che un trade si può tentare, diciamo, in questo caso. Perché no? Vabbè, detto questo, ci siamo arrivati. Ultime due domande, ragazzi, poi chiudiamo. Ciao Gianluca, Solana sempre fortissima. Allora, vediamo, ci sono anche altre domande, ragazzi, non solo a guardare i grafici. Ciao Paolo, intanto, ciao, buona serata anche a te. C'è ancora Solana dopo il super recupero di Solana negli ultimi mesi, ritieni che sia ancora spazio, c'è ancora spazio di crescita per le coin in caso di rialzo delle alt? Secondo me sì. Andiamo a vedere come sta performando Solana. Allora, Solana è per me in fase di attesa di chiusura dell'annuale che io ho settato verso aprile, quindi non mi muoverò su questa cripto fino ad allora e basta, tutto qui. Però non c'è una grande fase di bassista, in questo momento ha fatto un ciclo da 120 giorni, non si capisce bene cosa sia, se ha concluso, ma secondo me no, perché qui c'è una struttura di natura ternaria, ha fatto prima un movimento in questo modo, poi un movimento così, e ora sembra stia facendo questo movimento qua. Dal mio punto di vista è una cripto che non sono riuscito a seguire bene in questa fase perché aveva un annuale sporco e quindi non sono riuscito a capirla e non l'ho tradata. E da qui in poi quindi non sono riuscito neanche a salire qui. Se Benché, ragazzi, avevo indicato praticamente a tutti l'ingresso di analisi tecnica qui in questa fase, io non l'ho fatto perché non mi ricordo, semplicemente o non ho visto il trade quel giorno, semplicemente ero distratto dal trade su Bitcoin perché in novembre-dicembre quest'anno Bitcoin ha fatto i numeri, quindi io ero molto attento alle mie posizioni su Bitcoin che sono molto più grosse, quindi magari non ci ho fatto attenzione, soprattutto qui. Io al momento Solana non ha inversione di trend. Il livello di supporto è 80 dollari. Al di sotto di 80 dollari, questa scende per andare a chiudere il ciclo annuale. I livelli di supporto successivi sono questa zona qui, che sono i 69,70, quest'area qui. Poi abbiamo i 50 dollari, che potrebbe essere anche un punto di arrivo. Se dovessi fare un calcolo utilizzando quelli che sono i livelli di Fibonacci, oserei dire che potrebbe andare a chiudere l'annuale tra lo 0,5 e lo 0,6 in questa zona qui, e quindi andare fra i 50 e i 67, o se è fortissima andare a chiudere tra 67 e 81. Tutto qui. Attenderò anche in questa cripto. Io al momento non vedo segnali preoccupanti su Solana e soprattutto un trend di questo tipo può tranquillamente continuare, ma attenzione, se ti aspetti che continui magari da qui ad aprile, quello è un po' diverso perché è salita tanto, deve chiudere secondo me l'annuale. Io in questo caso insomma, starei un po' più attento, no, da quel punto di vista, però dipende anche che strategia hai utilizzato. Se sei long da 20 dollari e lo sei per i prossimi 5 anni, magari non devi fare nulla, però devi conoscere la possibilità che magari si va a dimezzare dagli attuali livelli. Questo sì, quindi magari intervieni con delle tecniche di trading utilizzando delle strategie diversificate per andare a limitare i danni in una fase eventuale ribassista, ma quello devi essere un trader per farlo. O sei un trader non puoi fare assolutamente niente. Io questa cosa la dico spesso, ragazzi, sono un po' alcuni dicono ah, sei di parte perché fai i corsi. No, ma io i corsi li ho fatti perché quello che serve è sapere quelle cose, non è che io siccome ho fatto i corsi, allora dico quelle cose. È che i corsi li ho fatti perché
quelle cose le faccio e quindi so l'importanza che hanno nella gestione della propria posizione. E se pensate che i grandi istituti finanziari, i grandi BlackRock vari, non abbiano analisti che fanno trading e gli vanno a proteggere le posizioni, siete pazzi totalmente, non andate a credere a queste follie che circolano, che sono delle barzellette colossali. Quelle sono barzellette colossali, ragazzi, il fatto che si vada a dire che si vada ad avere una estrema superficialità sulla materia è una barzelletta. Spesso infatti lo dice chi non lo sa fare o chi non ha esperienza o chi non ha studiato questi argomenti, ma non è che il trading vi serve per fare le cose da 100 per 1000 per, non è questo, vi serve nella stragrande maggioranza dei casi per eliminare la volatilità, cioè minore volatilità, cioè alla fine la gestione di una posizione a livello psicologico è molto difficile in holding, è molto difficile, veramente tanto difficile, ragazzi, provate a mettere 2 milioni, 10 milioni di dollari su Bitcoin, non dico un altcoin, e vedete che succede, come vi vanno i nervi su e giù, cioè questo che vi sto dicendo, ho detto una cifra casuale, ma se magari qualcuno di voi ha 10.000 dollari come intero patrimonio, mettetegli 10.000 dollari e non dormite più per 6 mesi. Cioè questo è il discorso. Quindi se non avete le conoscenze, siete molto esposti a questi rischi. E io vi sul mio canale siete tutti molto formati. Questo lo sappiamo perché i miei follower sono tutti ad alto livello di formazione. Però vi dico che... diciamo approfondite queste cose perché sono molto importanti, vi danno grandi possibilità, perché ci sono grandi possibilità, no? E ci sono sempre, va bene. Ciao Rob, di dove sono? Non te lo dico, del sud, lo sanno tutti, sono del sud. Allora, secondo te i 31-32 sono improbabili pre-halving? Ciao Mirko, perché tirare a caso questi numeri? A che serve? Il giorno che arriveranno 31-32 tu sarai lì a scrivere, secondo te 28 sono raggiungibili. Allora, devi seguire il trend, non devi ragionare in questo modo. A che serve dire sono raggiungibili? Perché? Anche se fosse, perché? E poi ti dico, se arriviamo a 31, perché non 29 a quel punto? Quindi, qual è il senso di questa cosa? Vogliamo vedere se, diciamo, possono essere raggiunti in base magari a questioni legate ai livelli di Fibonacci, lo possiamo anche fare, però non perché abbia senso andare a ragionare in quel modo, perché alla fine devi seguire il trend. E il trend is your friend è la prima regola. Allora, se io vado a ragionare a livello di ritracciamenti di Fibonacci, proprio l'ABC dell'analisi tecnica, mi risulta che i 30-31 sarebbero tra lo 06, 61,8 e lo 05. Quindi sono raggiungibilissimi in termini di ritracciamento di Fibonacci, perché come vedi sono non una follia, cioè sono una cosa che sta tra 0,5, 0,6 e 1,8. Sono però molto pronunciati, però assolutamente raggiungibilissimi secondo l'ottica del ritracciamento di Fibonacci. Ma una volta che noi abbiamo detto questo, la problematica è a che ci serve questa informazione? A niente! Perché a livello operativo non puoi mica aspettare i 31 prima di comprare, devi operare prima, e a livello operativo se vuoi fare short non potrai mica vendere ricoprirti a 31, dovrai farlo con altre tecniche. Quindi se vogliamo parlare per idee, allora abbiamo l'idea che è possibile, assolutamente sì. Ora se arriva a 31, perché faccio un'altra live e tu vieni e qua e mi dici Mauro te l'avevo detto, perché molti di voi ci hanno azzeccato le altre situazioni. Era giusto per spiegarti che è giusto porsi le domande però nell'ottica corretta, e ricordati sempre che trend is your friend, non devi aspettare che arrivi in un punto, devi tradare il trend dell'asset, va bene? Ok, va bene. Ecco, Gabriele dice nonno al posto di nonna, gli chiede di dov'è. tipico del sud, vabbè. Allora, Tiziano dice, personalmente trovo facilissimo entrare, difficilissimo venire fuori. È per tutti così, è molto semplice.
perché non per tutti, alcuni hanno il problema di entrare perché hanno l'insicurezza, invece tu hai il problema di uscire perché non vuoi perderti quello che avviene dopo. Questo lo risolvi facendo trading plan, studiando le tecniche, le strategie e soprattutto switchando il tuo mindset. Io nel modulo che ho creato, il modulo premium che ho creato sulla mindset e la psicologia del trading, che l'altro giorno parlavo con un amico iperinvestitore Bitcoin, una balena, una persona diciamo che ha veramente Bitcoin, proprio, e mi diceva anche che aveva anche giustamente apprezzato il contenuto psicologico di quel tipo di modulo, che in effetti è per grandi investitori quel modulo lì, perché è un modulo che solo i grandi investitori imparano ad apprezzare, perché sanno che a livello psicologico queste difficoltà che tu stai dicendo sono i problemi veri, non il trend, perché quando sei un grande investitore quelle cose le conosci. E una tecnica la impari, prima o poi sbagli, però a un certo punto lo impari, mentre quello che è proprio il vero vero danno è la parte psicologica. E invece in questo caso io ti dico che ci sono degli stratagemmi per superare proprio questo tuo problema. Uno di quegli stratagemmi, e io li spiego tutti in quel corso là, è un modulino piccolino quello, non è un corso intero, e uno di quelli per superare per esempio quello che hai tu è quello di avere diverse strategie, diversificazione sull'orizzonte temporale delle strategie. Ti aiuta perché tu sei con un piede dentro e con l'altro fuori, quindi diciamo, è un trucchetto, però è un trucco che funziona, che alla fine i bias che noi abbiamo li dobbiamo accettare, fanno parte di noi stessi. Va bene. Detto questo, ragazzi, io chiuderei un'ora e mezza dopo diversi mesi di solo rialzo. Ciao Mario, pensi che a questi livelli il mercato si trovi in bolla? No, Sebastian, secondo me il mercato non è in bolla, non c'è mai andato in bolla. No, è un mercato che ha fatto un trend lineare, secondo me, molto bello, molto semplice, non c'è nessuna bolla, io non vedo bolle qui. Non mi risultano una cosa particolare. Questo non toglie la possibilità di avere dei tracciamenti, ragazzi, perché estesi siamo estesi. Qui per esempio guardate questo grafico, vi ho messo la media a 200 periodi, per quanto su Bitcoin spot non è corretta la media a 200 periodi, ho fatto una volta un grafico, bisognerebbe aumentarla, però andando a verificare questa cosa, quando la media a 200 periodi dista tanto avvengono dei ritracciamenti. Questo sistema, questo semplice sistema, si chiama logica mean reverting, mean reverting, mean come media in inglese, degli asset finanziari, ed è la banalità, cioè di chi ha studiato quattro cose, giusto per capirci. Quindi non è anomala che da lì arrivi una correzione, va bene? E perché non è anomala? Perché siamo distantissimi dalla media mobile, siamo proprio distanti. Non è che la media mobile ci serve come un indicatore di trading, però ci dice che il prezzo medio è distante a 32 in questo momento e noi siamo a 50, cioè 40, 47, 48 siamo arrivati l'altro giorno. Cioè è un po' distante, magari può fare due cose, può aspettare, fare una mega barra di congestione, attende, no? Fa un po' di ritracciamento, cose del genere. Quindi secondo me non è bolla, secondo me non è bolla. Va bene. Allora, vediamo Enrico, abbiamo due operazioni aperte in buy per cercare un ritracciamento dell'ultimo impulso sell. Te, come vedi questo punto del grafico? Ciao Enrico, su Bitcoin, due operazioni di breve però, parli di brevissimo. Se parli di brevissimo devi stare molto attento perché siamo in chiusura di un mensile. È iniziato un nuovo daily, ma devi andare subito in stop perché se non pompa non va. Te lo dico, in maniera molto chiara questo, ma parliamo di brevissimo, da qui a domani e dopodomani, quindi attenzione ai prossimi due giorni, quindi vai, metti lo stop, insomma, oppure metti un trailing stop, ma stai facendo cioè trading proprio vero, 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 quello proprio da intraday. Ciao Mauro, buonasera, ma non credi che se BTC continua a scendere non farebbe una buona impressione per i futuri investitori di ETF di BTC? No. Secondo me no, perché gli investitori di Bitcoin non guardano il prezzo di oggi e non guardano il prezzo neanche di ieri, ma guarderanno gli andamenti di Bitcoin trimestrali, minimo mensili, quindi a livello mensile, ma sono anche pochi, quindi trimestrali e annuali.
Questo qua, guarda. Questo per una logica legata agli investitori che stiamo andando a considerare, che sono quelli istituzionali, che non guardano minimamente al prezzo di oggi, va bene? Perché, ragazzi? Perché loro si possono permettere di comprare Bitcoin a $40,000. Vi ricordo che Michael Saylor ha miliardi di Bitcoin a un prezzo medio che fa schifo rispetto a quanto lui conosce Bitcoin. Se vi rendete conto, da quando Saylor conosce Bitcoin, il suo prezzo medio è da picchiarlo, sarebbe da picchiarlo, ma ovviamente avendo a che fare con miliardi di dollari di acquisti, come poteva fare diversamente? Era impossibile, non è che poteva fare buy the dip, cioè come fa? Cioè quello deve avvisare ogni volta, mettere in campo miliardi, cioè milioni e milioni di acquisti ogni volta, ovviamente costruisce una posizione, quindi loro hanno costruito una posizione, gli investitori istituzionali costruiranno una posizione, e la posizione loro non prevede la logica della discesa di 2 mesi, deve andare a controllare l'andamento trimestrale, come giusto che sia, diciamo, per quel tipo di logiche. Ovviamente in questo caso, ragazzi, Davide contro Golia vale perché i piccoli, se sanno come mettersi in mezzo, fanno meglio dei grandi, e questo non è strano, non vi pensate che sia strano, ecco perché i trader bravi performano molto meglio dei trader giganteschi. Il problema è che in termini di entità monetaria il trader gigantesco ha fatto 1 miliardo e il trader bravo piccolino ha fatto $50,000, cioè questo è il discorso, quindi che ve ne fate dell'entità della performance se poi sono $50,000 e non 1 miliardo, no? E quindi bisogna ragionare, però far meglio degli investitori istituzionali a volte è facile, perché se siete piccoli vi muovete meglio. Il problema è che quando siete grandi, 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 muoversi è difficile, ragazzi, molto difficile. Perciò bisogna ragionare in termini non più giornalieri o settimanali, ma trimestrali o addirittura annuali. Nel caso di Bitcoin, secondo me, ragioneranno in termini trimestrali. Sarebbe sbalorditivo assistere a un ragionamento di natura mensile, ecco, ti dico, però sotto di quello, secondo me, non vanno. Penso che se Bitcoin riuscirà a mantenersi sopra i $38,000, non ci sarà niente di strano per gli investitori istituzionali, perché è un'oscillazione di $10,000 di un asset. Tutto qui, 20%, cioè un asset ipervolatile ci sta, cioè non è che diciamo parliamo di cose abnormi. Va bene, ragazzi, devo lasciarvi. Secondo te poi fino a marzo è ancora troppo presto per accumulare in maniera decisa altcoin? No, non è presto, io ho iniziato già da un po', da più di 2 mesi, quindi no, non è presto, no. Piano d'accumulo però, se vuoi farlo, piano d'accumulo, e ricordati che le altcoin sono lontane al lotto. Io non ti do consigli finanziari, però le altcoin, pensandolo di tenerle in portafoglio e poi non le sai vendere perché non hai la formazione, non ci fai un euro con le altcoin. Cioè moltissimi di quelli che si sono visti cifre sbalorditive con le altcoin poi non sono riusciti mai a uscire. Il problema è che è molto facile entrare in questi mercati, molto facile fare profitto, ma non è per niente facile prenderlo il profitto, perché anche quando l'hai preso e poi dopo ti fai il 50% il giorno dopo, tu ti mangi le mani, rientri sui massimi e perdi tutto quello che hai guadagnato in un nanosecondo. Quindi attento alla questione altcoin, ok? Le altcoin sono le più difficili, ci vuole molta formazione e soprattutto i nervi saldi, non potete cavalcare questo mercato così. Però io il pack, perché no? Cioè ti dico che se lo vuoi fare, fallo il pack, piano d'accumulo ci sta. L'unica cosa, ricordati che se vanno down tutte quante, succede un cigno nero, devi chiudere in perdita, eccetera. Grazie, grazie, per me sei tu il numero uno, volentieri, insomma, te lo dico con grande augurio. Va bene, io vi ringrazio tutti quanti, spero di avervi chiarito tanti dubbi e soprattutto di avervi un po' ridotto la fear and greed che c'era in questa fase, per farvi comprendere tante logiche. Ragionate dividendo le strategie, lo insegno nei miei corsi, ho sempre spiegato, è una cosa che tutti voi siete molto più formati. 5 anni fa, quando avevamo iniziato, veramente, ragazzi, io avevo difficoltà a spiegare che cos'era una media mobile. Adesso parliamo di cicli inversi, di ciclica. Bravissimi, siete diventati tutti bravi. E merito anche nostro, ci mancherebbe, di tante persone che si sbattono su YouTube da anni, ragazzi.
e non c'è ombra di dubbio da questo punto di vista. Ricordatevi sempre che queste informazioni non sono intrattenimento semplice, quindi non è magari semplice stare davanti a questi video che facciamo, perché io non è che vado a fare il dissing di Tizio, il commento di Caio, no? Perché su YouTube funzionano meglio video di intrattenimento, però ragazzi, a volte bisogna anche ricordarsi che siamo una nicchia che fa formazione, che fa qualità, no? E laddove andiamo a fare qualità, e insomma creiamo valore per tutti, quindi se anche siamo, non so, 100.000, è sempre meglio di esserne 1 milione, se poi quei 100.000 però gli cambi la vita. Non dico a tutti 100.000, però è fatto per farvi un esempio, e secondo me è molto bello, quindi è anche merito vostro se siamo qui, soprattutto merito vostro direi. E facciamo le cose belle un po' per tutti quanti. Ciao, buon weekend, andate a sbevazzare, perché ricordatevi che l'ETF ce l'hanno approvato, anche se stiamo festeggiando con un meno 6,50. Power. Vabbè, io la moneta la lancio però, che cavolo, ragazzi. È uscita male, era meglio che non la lanciavo. Rovinato il weekend. Vabbè, ciao raga, alla prossima.